Metti questo di taglio. Ci sono? No, sono ancora verdi. Sì. Ci possono venire. Capito, siamo arrivati. Che se raccolgo anche questi qua, ad esempio questi sono quelli che sono per l'insalata, per le bruschette che sono tipo un po' verdi. Secondo me questi sono i pomodori migliori, sono molto dolci, sono proprio per mangiare così con le bruschette o anche nell'insalata. Sono molto abbondanti, hanno fatto veramente tanto pomodoro quest'anno. Invece questi li taglio, sicuramente li metterò anche per essiccare che li facciamo sott'olio. Quindi vabbè, per le insalate che ci sono, insomma quest'anno ho fatto veramente tantissimi pomodori, alcuni sono caduti giù perché ha piovuto forte, però comunque vedo che dai si sono salvati, ecco, sono ancora rimasti con i fiori. Della cipolla grande, così facciamo un sughetto buono. Se ne può bastare questa. Questi piccoli sono molto dolci, molto croccanti, li do anche ai bambini a mangiare così, e a volte anche faccio dei frullati che sono molto buoni. Per la mancanza di tempo non ho mai trovato il tempo di tagliare tutti i rametti di sotto dai pomodori. Per cui mi sono presa mezza giornata, ho detto dai che libero tutte le nostre piantine, così magari le crescano più forti, più sani, li porteremo molto più avanti, tipo verso il autunno. Allora intanto metto qua le verdure, adesso le lavo, le preparo, devo fare un po' di pomodorini sott'olio. Ma soprattutto voglio condividere con voi una ricetta molto buona, di quelli buoni buoni per stasera, per la cena, ecco, magari anche voi stasera preparate con le melanzane questa ricetta. Allora qua c'ho l'impasto per il pane, l'ho messo qua nel forno perché comunque c'è l'aria condizionata in casa con la luce accesa,
Adesso prepariamo anche il pane. Vediamo come è cresciuto. Vedo che si dà abbastanza morbido. Per stasera allora abbiamo pane in casa, una ricetta buona con le nostre melanzane, insomma. Piacerebbe avere un forno a legna che fa anche del pane in casa e le pizze, ma chissà, no? Magari un giorno. Lasciamo qua un po' che sia. Metto il coperchio sopra e lo lascio un tanto così riposare. Inizio a preparare la cena. Ci fermiamo per qualche minuto per parlare di cose belle. Parliamo oggi di eleganza e soprattutto di Lily Silk. Mi sono arrivati i nuovi prodotti da Lily Silk, non vedo l'ora di condividerlo con voi. Innanzitutto sono questi pantaloni molto leggeri con questo top che lo possiamo abbinare volendo. Io li ho portati questa estate in vacanza con me. Nonostante il caldo che ha fatto, io mi sono sentita molto fresca con loro e soprattutto molto rilassata. All'elastico in vita sono dei pantaloni a gamba larga con delle stampe. Ma come potete vedere ha una stampa molto piacevole e molto fine e possiamo abbinarla veramente con tanti colori. E questi pantaloni bianchi di Lily Silk penso che ha fatto la storia di Lily Silk. Ho visto che anche le più grandi celebrità hanno pubblicato questi pantaloni sulla loro pagina Instagram. Sono veramente molto belli. E possiamo abbinarli a diversi look. Vi spiego il perché io adoro Lily Silk. Una, perché mi descrive molto la loro linea, i loro vestiti, mi ci vedo, mi caratterizzano molto. Mi piace vestirmi elegante, ma non troppo. Lily Silk, sì, parliamo comunque di moda, di lusso, parliamo della buona qualità, parliamo di vestiti molto chic, ecco. Però non eccessivi. Ad esempio, magari a volte ci sono dei brand che propongono i vestiti eleganti, però sono molto, diciamo che quando ti li metti addosso ti senti al disagio. Non so se a voi è capitato magari un vestito molto elegante, troppo, quei vestiti che tipo anche quando li indossi sembra che abbiamo più anni di quello che abbiamo in realtà. Invece con Lily Silk loro si ti presentano, i loro vestiti sono molto eleganti, molto di classe, moda di lusso, però non si vede il logo. Possiamo avere degli outfit, dei look molto raffinati, molto eleganti, ma non esagerati. Acquistare da Lily Silk la posso anche chiamare una scelta intelligente, che non spegniamo tanti soldi. Adesso mi spiego. Ad esempio, i vestiti Lily Silk io riesco ad abbinare con tutto quello che ho nel mio armadio. Ad esempio anche questi pantaloni bianchi li ho usati con la top e con la camicia e con una semplice t-shirt e io do vita al mio armadio. Ad esempio alcuni vestiti sono magari da anni, però con questi pantaloni già no, ho dato una nuova vita. Guardate questi camicetti, mi sono scelta due paia perché sapevo di indossarli tanto, che sono molto leggeri e molto piacevoli. In più ogni cosa, come dicevo, ogni prodotto, ogni vestito io riesco ad abbinarlo. Ad esempio, se prendo la camicia bianca è facile di metterla anche con un paio di jeans, con un paio di pantaloncini non troppo corti, insomma quello che caratterizza di più è il vostro stile. La loro seta è molto luminosa, è una fibra preziosa naturale, è molto leggera, morbida, elegante, sottile, elastica e resistente allo strappo. Non tutta la seta è creata allo stesso modo. Lily Silk utilizza soltanto materiali naturali premium al 100%, come la seta di gelso. Sono molto attenti all'ambiente, producono soltanto dei capi realizzati con fibre naturali che invece sintetiche, cioè le fibre naturali che usano sono degradabili e impegnano solo dall'1 al massimo 5 anni per decomporre, 50 volte più veloci dei materiali sintetici. Lo vedrete anche altre volte sul mio canale, questi vestiti di Lily Silk che ad ottobre presenterò il loro cashmere e so che siete in tanti ad acquistare.
i loro prodotti, quando io presento questi vestiti, e vi dico che è il primo brand che, quando so che il mio pubblico compra, è il primo brand che riesce ad emozionarmi. Vi spiego il perché. Perché quando so che si sono venduti tot vestiti di Lily Silk al mio pubblico, sono felice, perché anche se non vi conosco, ma mi immagino già con questi camicetti addosso, o insomma, mi fa una bella emozione. E per chi è nuovo sul mio canale, se non hai mai guardato la loro pagina, ti lascerò il link nella descrizione di video e lascerò il link di tutti i prodotti che ho presentato oggi in questo video, così se non l'avete mai sentito entrate sulla loro pagina e vi assicuro che vi fai innamorare subito, perché sono attenti a ogni dettaglio. Vi lascerò anche uno buono sconto EH12 per 12% extra di buono sconto. Io la loro seta la lavo con l'acqua non superiore a 30 gradi, importante che lo mettiamo ad asciugare all'ombra, ecco, non in contatto con il sole diretto. Si stira molto bene, la seta rimane sempre lucida. Adesso c'è anche il loro anniversario, per cui sono stata scelta a promuovere questo video proprio perché c'è il loro anniversario. Vi lascerò tutto nella descrizione del video. Allora tagliamo a cubetti le nostre melanzane. Io non l'ho sbucciata perché comunque insomma so che non ho fatto vari trattamenti particolari per il mio orto, però voi se non amate con la buccia potete anche togliere la buccia. Tagliamo così a cubetti. Melanzana fresca con tutta un'altra cosa. Mettiamo dentro un po' di olio. Così nel frattempo che io finisco di tagliare, la pentola si scalda. Metto un po' di sale. Li mettiamo nella pentola. Ecco qua. Li faccio sul piano di lavoro che mi viene più facile, che loro assorbono bene questo sale. E dopo li mettiamo nella pentola. Aggiungiamo un po' di pepe. Dopo vedremo quando saranno pronte. Metto intanto anche il pane qua vicino, così magari con il calore delle melanzane cresce meglio. Beh. Ogni tanto bisogna mescolare le melanzane. Allora adesso facciamo questo. Tanti usano di mettere dentro le melanzane l'origano, no? Per i miei gusti, cioè, non mi piacciono tanto l'origano, anche perché appesantisce troppo la ricetta, ma usiamo magari con un po' di timo, magari quello con il profumo al limone, che secondo me ci sta bene. Adesso faccio questo, questa frutta che l'abbiamo raccolta e l'ho lasciata 2 giorni in casa e lì si è maturata ancora di più, per cui adesso è anche molto più matura. Lo mettiamo qua dentro, lo mettiamo a bollire con un po' di zucchero e facciamo un succo fatto in casa anche con questa frutta del bosco. Allora ha un profumo meraviglioso, nessun frutto, ecco, non è in grado di dare questo profumo. Zucchero va messo, dipende dai vostri gusti, così dipende quanto dolce lo volete. Metto il coperchio e mettiamo a bollire. Le melanzane li ho già spenti perché sono pronti, il forno è già scaldato, mettiamo veloce il nostro pane. Ho usato 2 melanzane grandi per questa ricetta e una piccola. Dopo vedrete quanti polpetti mi uscirà. Ho lasciato qua un po' di pane ammorbidirsi con il latte. Ok. Aggiungiamo un po' di formaggio grattugiato, un uovo. Di farina.
Senti già il profumo dal pane qua in cucina, molto buono. Adesso puliamo la cipolla, la tagliamo fine fine. E sicuramente anche le carote, che così sarà molto più buono. Fatta bollire per circa 10-15 minuti, adesso lo metterò da qualche parte che si deve raffreddare. Invece qua ho messo un po' di acqua a bollire, ho lavato un po' di pomodori e li tengo per alcuni secondi, per 30 secondi in acqua bollente, che così riesco a togliere meglio la pellicina e facciamo il nostro sughetto. Qua il nostro pomodoro è pronto. Allora, qua ho già tagliato a cubetti il pomodoro, l'ho messo in questo piatto di Ikea perché comunque è un po' profondo, così non mi esce il succo fuori. Tagliamo la cipolla, ho anche preparato già le carote per il sughetto. Mi sono fermata un attimo, qua ho un albume, aggiungo anche un po' di acqua, la sbatto bene e andiamo a spalmare adesso il pane, che così darà anche un colore molto più bello. Ho tolto comunque la parte di sopra del cuocipane e adesso lo spalmiamo con l'albume e l'uovo. Adesso ho già abbassato la temperatura a 180 gradi. Un pezzo di peperoncino, lo lascio proprio appena appena, un aglio fresco, lo taglio un po', mettiamo la nostra cipolla, le carote. Adesso tolgo l'aglio, tolgo anche il peperoncino e aggiungiamo i nostri pomodori. Opla! Metto il coperchio e li lascio cucinare. Allora adesso aggiungiamo un po' di sale. Ma sentite il profumo voi? Vabbè, sto scherzando, c'è veramente un buon profumo qua. Formo queste polpette e li faccio così un po' in farina, giusto che non si aprono. Poi di nuovo mi aiuto a dargli la forma. Qua sono pronti. Adesso li mettiamo sopra il sughetto. Comunque le polpette hanno la farina sopra, un sughetto più denso. Ok, metto il coperchio e li lasciamo per alcuni minuti, tanto le melanzane erano già pronte. Ecco che ci siamo, già tutto pronto, metto soltanto un po' di basilico per profumare un po' di più queste nostre polpette. Non lo mettiamo a bollire, cioè a cucinare, perché sennò dopo diventa amaro, però così è giusto per dargli un po' di... Adesso il pane si sta raffreddando, mi sono usciti ecco due di succo, così sono comunque molto molto profumati e buoni. Li metterò in frigo, che sono molto più buoni quando sono belli freschi, freddi. Il sughetto è una meraviglia.
E anche le polpette sono molto tenere, molto buone, morbide. Va bene, grazie che siete rimasti con me fino alla fine. Io vi saluto e buon appetito. Ciao ciao! Save.